Vabbè, già la faccio. Queste, ce lo so, dice che è sta parruccata. Paro una ridicola. Che sbrago. C'ho pure mal di gola. Speriamo che non mi stia venendo un colpo secco. Sto parlando di Her. L'ho detto giusto. Film del 2000. Porco. Sì, ciao. Buongiorno bamboli, buon lunedì e buon inizio settimana. Bentornati al nostro specialissimo e sciallissimo, senza alcuna pretesa professionale, appuntamento cinefilo. Oggi sono piena d'amore. Sì! Più del solito, perché nelle ultime settimane ho visto un film incredibile. Un film che è sicuramente degno di entrare nella mia personalissima, e quindi opinabilissima, lista dei film più emozionanti, coinvolgenti e comunicativi che ho visto finora. Vabbè, insomma, tra i miei film preferiti, ecco. Un film che racchiude in sé la quintessenza della parola amore. Sto parlando di Her, lei. Se state guardando questo video nel periodo in cui è stato pubblicato, sappiate che il film è uscito giovedì scorso nelle sale italiane. Quindi vi ordino immediatamente di andarlo a vedere. Questo è un comandamento, non si scappa, eretici! Io ho avuto la fortuna sfacciata di vederlo in lingua originale, accollandomi pesantemente a Ernesto 59, che aveva un paio di biglietti per la prima. Lo ringrazio ancora per avermi scelta tra i milioni di donne che si contendevano questo posto al cinema con lui. Sento centinaia di migliaia di cuori di donzelle infrangersi in tutto il mondo. Scusate, signore. La prossima volta vi andrà meglio. Oh. In realtà non vi siete perse niente. A parte il film. E a parte me che ho rischiato l'asfissia in un brutale attacco di allergia. E sono dovuta correre a liberare le tubature nasali al cesso. Che schifo! Lo so, riesco sempre a essere una signora. Ma quando vi ricapita? Torniamo a noi, anzi... a lei. Ah. Film del 2013 scritto e diretto da Spike Jonze, che si è appena portato a casa uno scintillante premio Oscar grazie a lei. Ah. Per miglior sceneggiatura originale. E credetemi, a parer mio quella statuetta se la merita fino all'ultimo carato d'oro. Che poi è veranno d'oro davvero secondo voi? L'anno prossimo, quando ne vincerò una, ve lo dirò. Oh, sì, certo. Trama! Un uomo meraviglioso di nome Theodore, interpretato da Joaquin Phoenix, per intenderci il rotiatore pazzo di mazze da baseball e fratello di Mel Gibson in Signs di M. Night Shyamalan, l'introverso protagonista dell'inquietante The Village dello stesso regista e il perfido, viscido, subdolo imperatore commodo nel leggendario Gladiatore di Ridley Scott. Quest'uomo meraviglioso vive in una metropoli americana di un futuro molto molto vicino al nostro. Fa un lavoro che, se avete visto 500 Days of Summer, 500 giorni insieme, troverete familiare. Scrive lettere personali per contori altri. Jason Gordon-Levitt scriveva frasi per i biglietti d'auguri. Theodore, in fase di divorzio da sua moglie e compagna d'infanzia Catherine, Rooney Mara, conduce una vita vuota e solitaria, colmo di quel misto di dolore e torpore che ti lasciano dentro i detriti di una storia consumata su se stessa. Le sue giornate scorrono in colori, intervallati dall'incontro fortuito con una coppia d'amici in crisi. Lei è Amy Adams, la nominata agli Oscar per American Hustle, da inconcludenti nottate di sesso telefonico che lui stesso considera di dubbio gusto. Godetevi la geniale sequenza, vi dico solo una parola: gatto. Chi vedrà saprà. Dopo un appuntamento finito in tragedia con un'amica della Adams, interpretata dalla splendida Olivia Wilde, Theodore, attratto da uno spot, decide di comprare un sistema operativo interattivo basato sulla tecnologia dell'intelligenza artificiale e concepito per adattarsi ed evolversi. Lei si chiama Samantha. Samantha, come pronuncia in originale il nome del proprio personaggio, colei che non appare mai. La vera indiscussa regina del film, Scarlett Johansson. Avete capito bene? Lei è la vera affascinante, coinvolgente, divertente protagonista del film e non la vedrete mai. Samantha è un sistema operativo. La sua voce dolce, velatamente afona, risuona tra le pareti del cinema per tutta la durata della pellicola. Ma non la vedrete mai! Ecco perché penso che sia molto importante che riusciate ad andare a vedere questo film in lingua originale. Vi garantisco che io per queste cose sono la pigrona numero uno. Ora dirò una cosa forse ultimamente impopolare, ma a me il doppiaggio piace. E anche se apprezzo la visione di un film in lingua originale, mi piace ancora di più sentirlo doppiato. Stimo i nostri doppiatori e ne apprezzo le grandi capacità recitative nella maggior parte dei casi. Quindi in voglio fa splendida snob. Io l'ho visto in lingua originale, perché il film in lingua originale è tutto un altro colore, sapore, odore, bagliore. E i doppiatori ne fanno scempio. Ma di vero c'è una cosa, che ascoltare un attore straniero in originale ve ne può far maggiormente apprezzare e afferrare il talento, o anche la cagnaggine volendo. Cagna maledetta!
E in questo caso particolare, che vede Scarlett come invisibile protagonista, io suggerisco molto vibratamente di vederlo in originale, o ne perderete l'80% dell'essenza. Fidatevi che Scarlett è qualcosa di incredibile. È qualcosa di melodico, come un brano che non volete mai smettere di ascoltare. Piacevole come il brusio estivo del mare. E brava come un'attrice con due gran palle da signora. Una minchia di principessa. In italiano, nonostante godreste della bella voce di Fabio Boccanera su Joaquin Phoenix, Johnny Depp per intenderci, degna occupazione di sicuro, non potreste fare altrettanto con Scarlett, doppiata dalla nostra Micaela Ramazzotti, un'attrice italiana di talento ma che non è una doppiatrice. E quindi, anche se la sua è un'apprezzabile tecnica recitativa cinematografica, purtroppo è molto diversa da quella relativa al doppiaggio che abbiamo ormai assimilato dall'infanzia. Dunque, ascoltandola nel trailer in italiano, mi ha subito stonato le orecchie. Perciò il mio consiglio rimane snobbone, ma senza voler essere snobbone. Vedetelo in originale. Sicura? Tornando a Bomba, Samantha e Theodore si innamorano e a noi è concesso di seguire ogni dettaglio, ogni passaggio, ogni sfumatura della loro relazione impossibile, come con una lente di ingrandimento. Niente paura, non amanti dello sci-fi di Isaac Asimov e della fantascienza in generale, non rimarrete delusi neanche un po'. Her non è il film che ci si aspetta dopo una cultura di cortocircuito, uomo bicentenario, io robot, AI, intelligenza artificiale e company. E invece voi, amanti dei film citati, potreste rimanere delusi se vi aspettate una pellicola simile, perché lei non è ciò che ci si aspetta dalle sue premesse. Lei è un film che va oltre nel tempo, ma resta immutato nella storia dei cuori di tutto il mondo. Minuto dopo minuto, Theodore e Samantha ci regalano nella più surreale delle cornici la più vera, la più reale, la meno costruita, la meno romanzata, la meno fantascientifica delle storie d'amore. Her è un film che parla dello svolgimento della maggior parte delle relazioni sentimentali, con l'andatura perfetta della natura umana, come un passo a due. Non continuo per non darvi spoiler significativi, aggiungo solo che ciò che avviene successivamente a Samantha va oltre. Samantha ad un certo punto si sgancia dalle convenzioni, da ciò che la mente umana, la nostra mente, concepisce come giusto, come leale, come vero. Samantha è una creatura che è solo qui ed è ovunque, che ama oltre la nostra concezione. Ad un certo punto non esistono più gelosie nella condivisione di Samantha dell'amore. Non ci sono limiti all'amore che si può elargire, scambiare, creare. È un amore che trascende in un luogo dove Theodore, dove ognuno di noi, non è ancora pronto ad andare. Almeno finché siamo qui, in questa forma terrena e materiale. Samantha invece è amore. Samantha è divina ad un occhio umano. E a Theodore, che non è ancora pronto, non ha ancora la tecnologia mentale per concepire questa evoluzione, non gli resta che tornare sulla Terra e cercare la sua felicità con ciò che il suo essere umano gli concede di usare per trovare la strada. Questo è Her, lei, filtrato dalla mia capoccia. Spero di aver colto anche solo in minima parte quello che Spike Jonze cercava di comunicare e spero di averlo comunicato un pochino anche a voi. Di sicuro la sensibilità del regista mi è arrivata al cuore. Fatemi sapere se lo andrete a vedere o se l'avete già visto, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se lo avete visto in italiano, se lo avete visto in originale, e ditemi come secondo voi se l'è cavata Micaela Ramazzotti su Scarlett Johansson. E mi raccomando, ascoltatevi la suggestiva colonna sonora degli Arcade Fire. Magica! Io vi saluto e se vedemi lunedì prossimo. PS! Venerdì 21 a sera e per altre due serate nelle settimane successive sarà Together, la casa di tutti, a Trastevere. Se volete saperne di più, ta-da! Per una seratona specialerrima in cui vedremo uno dei miei film preferiti, il primo Ritorno al futuro. E negli appuntamenti successivi vedremo anche gli altri due. Dress code obbligatorio Ritorno al futuro style. Per tutti i dettagli e per mettere la vostra eventuale partecipazione, vi lascio il link dell'evento nell'info box. Ci vediamo venerdì o ci vediamo lunedì prossimo. Ve lo odio tanto. Ma tanto. Non cagate troppo il c***o. Ve amo, ciao. Once I